Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Semplicemente non siamo quello che siamo sempre stati rappresentati, cioè. Beh, dicevate però, dicevate le cose dei barbari, noi continuavamo a dire che non sarebbero calati i barbari, e questa ne è la più evidente testimonianza. Sorrido quando lei dice, beh, pure una manovra prudente, quindi draghiana, quasi montiana, perché Monti applaude. Se Monti applaude, magari è Monti che si fa meloniano, non è a Meloni che diventa montiano, questo deve essere chiaro al mondo intero. Perché viene dopo, gliela racconto sta cosa. Com'è? Quando viene, arriva dopo, le dico, scusa Monti, ma sei diventato meloniano. Beh, l'unica cosa certa è che su lui applaude la Meloni, noi non possiamo dire che la Meloni si fa montiana, al massimo possiamo ipotizzare. Beh, dipende da chi ha fatto Monti la Meloni, perché se la Meloni ha fatto la politica montiana... Ha fatto esattamente, però quello che ha detto in campagna elettorale, priorità alla crisi energetica e alla pandemia energetica, salvare imprese e famiglie, intervento sulla flat tax... taglio al cuneo fiscale, reddito di cittadinanza rivisto completamente, aiuto ad assumere, tanto è vero che abbiamo la decontribuzione per chi assume under 35 donne o percettori di reddito. Cioè abbiamo fatto esattamente ciò che abbiamo detto in campagna elettorale. Beh, sull'Europa avrà ragione Federico Del Mastro, onestamente. Guardi che sull'Europa Giorgia Meloni ha sempre l'Europa che faremo? Faremo come ci pare. Giorgia Meloni sull'Europa ha sempre detto una cosa, l'Europa deve occuparsi dei grandi temi, non deve occuparsi, in virtù del principio di sussidiarietà, di tutto ciò di cui si può occupare l'Italia più direttamente. Per esempio, i grandi temi sono la difesa comune, i grandi temi sono l'immigrazione, ormai, il clima, l'ambiente, le sfide economiche contro la Cina, la penetrazione di Qatar, Emirati Arabi... Perché guardi che quella noi la denunciavamo per il tramite del Copasir anni fa. No, ma guardi, allora voi avete questa noi roba qui si racconta che altro che 5.000 euro in contanti. Le voglio aggiungere una cosa. Parliamo di altre cose, però mi scusi. Uno dei grandi temi dell'Unione Europea che ci ha sempre rimproverato è evasione e corruzione. Diciamo che alcune cosette piccole, però danno il senso di dire alle persone, beh, insomma, cominciate un po' a godervela. Quindi, dato che l'Europa al tetto contante l'ha messo 10.000 euro... No? In Europa è pieno di banditi e devastatori. Secondo me la Caili voleva alzarlo a 600.000, secondo me il tetto. Però, come dire, inesatto, no, per come lo pone. Però la critica è se non metti il tetto a 5.000 euro, ma non è obbligatorio. Non è obbligatorio. No. Ah, vuole parlare, ora arrivo da lui, ora arrivo. Cioè, io, allora, poi scusate.